Si inaugura oggi alla Sala Telemaco Signorini Carnet de Route, appunti di viaggio quindi tramite cui tre artisti dell'Officina Fotografica Ipotesi, Angela Galli, Andrea Lunghi e Fiona Buttigieg, con un'installazione inusuale di fotografia contemporanea, presentano la loro visione dell'isola d'Elba durante il periodo di esilio di Napoleone. È un progetto, diciamo, che inizia nel 2009, perché nel 2009 noi cominciamo a ricercare particolari della vita dell'imperatore. Ognuno quindi ha lavorato su un particolare aspetto del progetto. Io, che sono Angela Galli, ho lavorato su un'idea del ricordo di Napoleone. Cioè Napoleone, già all'esilio a Sant'Elena, ricorda il tempo in cui era all'Elba, dove tutto era ancora possibile, secondo le sue parole proprio. E quindi ho lavorato con la tecnica del compositing, quindi sono immagini ibride, che rimandano un po' a uno stile romantico, sull'idea di una percezione delicata e come un fotoromanzo, perché in realtà poi tutto il progetto è proprio come un fotoromanzo, con testi che accompagnano le immagini in una sequenza. Poi invece Fiona, per esempio, ha lavorato su delle storie, su degli aneddoti legati sempre alla presenza di Napoleone invece sull'isola, è andata negli archivi storici, ha rintracciato vecchi testi e ha fatto una composizione, diciamo, del testo, della calligrafia, con le immagini simboliche relative al racconto. E Andrea invece ha sempre lavorato sull'eremo di Santa Caterina, Rio Elba, e sulla storia raccontata in cui l'imperatore probabilmente si è fermato là in una ricognizione alle miniere e, dopo aver visto l'eremita che viveva in condizioni pessime, ha deciso di regalargli un letto, e su questo letto è, solo su questo unico soggetto, tutta una storia fotografica. Volevamo però anche rendere l'idea, cioè noi volevamo presentare una mostra d'arte con questi contenuti, ma nell'insieme anche rendere l'idea di un'installazione, quindi far entrare nell'epoca napoleonica pur in chiave contemporanea. Quindi abbiamo rintracciato l'immagine di un arazzo napoleonico tessuto in seta, l'ho rintracciato alla Bradenza di Milano, l'ho fotografato, quindi l'abbiamo poi elaborato in chiave contemporanea.